Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Nuove e gravi accuse emergono nei confronti dell'arbitro Massa, rivelando episodi scioccanti legati al suo passato a favore dell'Inter. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Tali dichiarazioni traggono origine da una serie di contestati eventi verificatisi durante gli incontri della Serie A, suscitando dubbi sulla sua imparzialità. Nella fase decisiva di un confronto fondamentale tra Torino e Inter svoltosi il 13 marzo 2022, si registra il primo atto a favore. Massa, nel ruolo di arbitro VAR, nega un calcio di rigore al Torino. I filmati rivelano in modo inequivocabile che il difensore dell'Inter Ranocchia non ha toccato il pallone prima di impattare sul piede di Belotti, smentendo così le affermazioni di Massa. In seguito, favorendo l'Inter nella partita contro il Napoli appena due giornate fa, Massa ha suscitato nuove critiche. Questa volta, è stato oggetto di contestazioni per non aver annullato un gol dell'Inter la cui azione è iniziata da un fallo di Lautaro Martinez su Lobotka e per non aver assegnato un calcio di rigore al Napoli a seguito di un fallo di Acerbi su Osimhen. Le scelte effettuate hanno generato crescenti incertezze sulla sua integrità. L'ultimo capitolo, oggetto di accese polemiche, si è svolto quando Massa nella partita Genoa-Juventus ha omesso di assegnare un netto calcio di rigore alla Juventus per un evidente fallo di mano di Bani su cross di Cambiasso e di espellere Malinovskyi per un intervento a gamba tesa su Yıldız. Si tratta chiaramente di una situazione ingannevole, le immagini documentano in modo inequivocabile la questione. In questo caso, non si può parlare di mancanza di visione o incompetenza. Analizzando attentamente le immagini, emergono elementi che giustificano l'accusa di comportamento illecito nei confronti di Massa, e diventa fondamentale comprendere chi siano i responsabili dietro questa presunta manovra. Questi episodi hanno generato una vasta protesta tra i tifosi e gli esperti del calcio, con molte voci che chiedono un'indagine completa sulle prestazioni arbitrali di Massa. Le accuse di parzialità hanno gettato un'ombra sul campionato di Serie A sollevando dubbi sull'integrità e sulla trasparenza del calcio italiano. Nonostante la FIGC e gli organi di governo del calcio italiano abbiano finora evitato dichiarazioni ufficiali, la tensione nella situazione persiste. Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.